noi crediamo nella sua buona fede. E noi lo abbiamo invitato perché figura di Ignazio, tu, Savoldi e Gonella qui, quindi sarebbe stata una cosa mitica, ma purtroppo vabbè ma no. Aspetta, io incontrato. Allora, per amore di verità, io ho ricevuto un premio dalla Monte Paschi Serit come miglior allenatore di Serie C e sono stato a Torino a ritirare questo premio. C'era proprio Gonella a consegnarmi il premio. Ci siamo incontrati, giuro, io ho i capelli bianchi, non ho motivo di dire una cosa per un'altra. E la cosa che non mi è piaciuta nella vita sono le falsità. E chi vi parla, e dopo aver dimostrato al mondo intero di saper emergere dai bassi fondi delle categorie, perché io allenavo interregionale, io a gomitate sono arrivato in Serie B, primo in classifica con una squadra di ragazzini col Palermo. Io sono stato buttato fuori dai quarti di finale di Coppa Italia con una squadra di ragazzini per un rigore che a Firenze, questa volta, contro Battistuta. Un rigore contestatissimo. No, un rigore contestatissimo. A Firenze, Battistuta, una ragazzina. Ancora. Quindi il mio destino è questo. E vi voglio dire, io non ho mai smesso di lottare, pur avendo tutte queste difficoltà. E mi fa piacere che qui c'è, adesso passo il microfono a Beppe, che vi continua la sua disamina. Però l'hai vinta il rigore alla finale. Non hai il rigore alla fine. No, il rigore veramente per te è sempre stato un dramma. No, io volevo ritornare sulla partita, ma per fare una disamina così un po' in generale. E noi abbiamo riconosciuto, no? Noi giocatori, la società, l'allenatore e tutti i tifosi del Bologna che praticamente quella partita l'abbiamo tra virgolette rubata, cioè non meritavamo sicuramente di vincere. Abbiamo ammesso questo e credo che l'abbiamo anche dichiarato. Difatti, devo dire che il Palermo ha giocato bene, ha già fatto un'ottima partita, ha creato tantissime occasioni, ha preso pali, traverse e tantissime occasioni che ha buttato al vento. Però lo sapete benissimo che in una partita di calcio ci sono delle componenti, no? E una delle tante è quella della fortuna. Noi siamo stati fortunati e anche in quell'episodio che ha giocato un po' la nostra fortuna, che la fortuna è andata a nostro favore, a nostro vantaggio. Però ripeto, noi l'abbiamo ammesso, quella partita non dovevamo vincerla perché non ce la siamo meritata. No, io volevo solo dire una cosa, perché questo, diciamo così, questa rievocazione mi è piaciuta ed è stata significativa. Io ho fatto per 15 anni l'arbitro di calcio, per cui provo un po' a ragionare con la mentalità dell'arbitro per capire. Allora, premesso una cosa, e cioè che nel momento in cui c'è stato l'episodio del rigore, a mio avviso il risultato doveva stare perlomeno 3-0 in favore del Palermo, e qui, cioè, almeno 3-0, ma questo è quello che avviene nel calcio, no? Nel calcio avviene che una gara che può andare in una determinata maniera poi viene assolutamente modificata da un evento fortuito, sfortunato, come lo vogliamo definire, che però poi la segna in maniera definitiva. Allora, la vicenda secondo me sta tutta nel fallo, in questo episodio che molto correttamente ha raccontato Beppe Savoldi. Io ho rivisto il fallo che ha commesso Ignazio, l'abbiamo rivisto tre volte, secondo me era fallo da rigore, devo essere sincero. Io, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è... Lascia stare. Allora, cosa dico io? E voglio ragionare un poco con la mentalità dell'arbitro. Tante volte gli arbitri applicano, come dire,
la regola della compensazione, che è una cosa assolutamente sbagliata. Cioè, quello era un caso nel quale, proprio perché c'era stata la vicenda del fallo laterale, proprio per andava compensato, e cioè non andava dato il calcio di rigore, quello faceva finta, faceva giocare e chiudeva la partita. Invece, secondo me, il fatto che l'arbitro abbia dato il rigore, nonostante avesse potuto commettere un errore prima, e quindi questa circostanza fa di Sergio Cornella quello che io penso, uno dei più grandi arbitri del panorama calcistico italiano, che ha arbitrato la finale di Coppa del Mondo, è stato presidente dell'associazione, è stato certamente un grande personaggio del calcio italiano, al quale probabilmente dobbiamo perdonare un errore, e nella stessa misura in cui dobbiamo perdonare i nostri errori quando sbagliamo a fare un gol. Allora, il calcio sta tutto lì, secondo me. Allora, io, vedete, già parlare di storia del calcio e pensare che dopo 37 anni questa ferita ancora non si sia rimarginata è il motivo per cui abbiamo creduto far incontrare, purtroppo Bulgarelli non c'è più, per cui non lo potevamo invitare, però dico, sono i protagonisti di quella vicenda, questo per farvi capire come il calcio può essere storicamente parlando anche un motivo di confronto e perché no di scontro civile, perfetto, di unione. Adesso io volevo dirvi questo, abbiamo avuto l'onore, credo a Palermo non si sia mai verificata una cosa del genere, di far incontrare, noi infatti abbiamo portato anche la bandiera del Bologna, l'ha cucito personalmente mia moglie, e la bandiera del Palermo. Io ora tra poco desidero che Saboldi e Ignazio Ercoleo se la mettano accanto, così facciamo una foto di buon auspicio per la vittoria del Palermo, e che Saboldi, diciamo, un po' d'aiuto ce lo deve dare. Poi dicevo questo, io ho avuto la fortuna di conoscere la signora Eliana Cadonati, non so se sbaglio il cognome, ecco, e non è retorica questo, accanto ai grandi uomini e accanto ai grandi campioni ci stanno sempre grandi donne, è una donna dolcissima, ora noi la invitiamo, anche se lei è molto timida, da buona bergamasca, credo che sia accanto a mia moglie, ecco, quindi la invitiamo qui, accanto, diciamo, alle personalità calcistiche, perché la preside vuole fare, prego, prego signora, un omaggio floreale, eccoci qua, alla signora Eliana, che anch'essa è stata invitata in Sicilia. Vi posso dire una cosa extra calcistica, alla signora Eliana piacciono le nespole e i mandarini, quindi da questo punto di vista abbiamo fatto... No, li abbiamo, se mi permette a Miselmeni ancora, è vero signora? Allora le passo la parola, dai, due parole, dai, non sulle nespole, nemmeno sui mandarini. Scusate, io mi sento disagio. E allora, un'ultima analisi, diciamo, con tutto il rispetto ovviamente anche per Ignazio, il nostro ospite d'onore ovviamente è Beppe Savoldi. Io volevo chiudere questo incontro, se poi c'è qualcun altro, credo il sindaco che voglia intervenire di nuovo. Prego. Ah, sì, posso, ecco, no, scusa, me lo ricorda mia moglie. Vedi che accanto ai grandi uomini ci sono grandi donne. Non che io sia un grande uomo. Vabbè, una battuta ovviamente. E allora volevo dire questo, Beppe Savoldi è la storia del calcio italiano, come ha detto saggiamente Ignazio Arcoleo. Beppe Savoldi è stato capocannoniere del campionato italiano nel 1974-75 con, udite udite, Rivera e Paolino Pulici. Non so se vi ricordate voi Paolino Pulici, che era erano i gemelli del gol, lui e Graziani. E poi vinsero lo scudetto col Torino. Per cui Savoldi non è che sia l'ultimo arrivato. Savoldi ha scritto una pagina importante della storia calcistica, e vi posso dire che mentre prima lo apprezzavo come calciatore, tranne quella amara e triste vicenda, vi dico questo aneddoto, le figurine Panini riportavano la figura del calciatore, no? Quando si vinceva la Coppa Italia, la squadra che vinceva la Coppa Italia l'anno successivo portava la coccarda. Allora io facevo la raccolta delle figurine Panini. Quando vidi la figurina di Savoldi, io col pennarello cancellai la coccarda. Perché...
Come Ignazio Arcoreo non l'abbiamo ancora digerita quella cosa lì. Quindi, allora, io intanto ringrazio la famiglia Savoldi che ci ha dato l'onore, il piacere di venirci a visitare. Sono stati momenti belli. Io quando l'ho visto scendere, arrivare dall'aeroporto, mi è venuto un brivido, perché io l'avevo visto solo o in televisione o alla Domenica Sportiva o nelle figurine appunto della Panini. E vi posso dire che dopo che ci siamo parlati, ieri sera siamo stati ospiti di Telescout, l'uomo Savoldi è pari a quel campione che c'è stato negli anni passati. Campione, ma non perché è qui presente, perché lo è veramente, campione di umanità, campione di stile, anche perché ha saputo ironizzare ieri sera anche su argomenti abbastanza importanti e corposi come quello che avete appena visto. Allora, io do la parola finale, ho l'onore di dare la parola finale prima al dottore Gipisciano e poi al sindaco, che dovrebbe, poi vi dirà lui stesso. No, ma io volevo dire due parole. Intanto è chiaro che questa manifestazione particolare è stata organizzata alla vigilia di un terzo appuntamento con la Coppa Italia. La prima l'abbiamo perduta in quella maniera, la seconda, diciamo pure per sfortuna, perché si poteva anche non perdere, però non c'è nulla da recriminare, salvo il fatto che con la Juventus giocavano tre ex rosanero, Furino, Causio che ha segnato il gol, il terzo non me lo ricordo, comunque erano in tre che giocavano contro, e proprio Causio segnò il gol decisivo. Comunque volevo sottolineare che eravamo una squadra rivelazione di Serie B che arrivava alla finale di Coppa Italia. Quest'anno siamo in Serie A e dico, ce la possiamo giocare un po' meglio. E qui chiudo, però ti avevo fatto una domanda: che cosa succedeva dietro la porta di quegli spogliatoi chiusi a chiunque dopo la partita? Non hai risposto, Ignazio. L'Olimpico dice che non poteva entrare nessun giornalista. Allora, i panni sporchi si lavano sempre in famiglia, diciamo a Palermo. Sì, e noi avevamo l'abitudine di discutere le nostre cose fra quattro mura, insomma, che poi magari venivano riportate fuori, amplificate da qualcuno che ha sempre fatto il doppio gioco, come tutti gli spogliatoi. Niente, si chiarivano solamente le situazioni e se c'erano delle tensioni si cercava di gestirle al meglio. E quindi tutto quello che può succedere in uno spogliatoio che mira ad andare in una direzione, niente di più. Si aspetta fuori che siamo anche tanti. Si entrava negli spogliatoi con questi uomini nudi, una cosa orribile. Però succedeva. E c'era una collega del giornale L'Ora, ex giocatrice di pallacanestro, tra l'altro, di una sportiva, che doveva aspettare fuori perché, e quindi era svantaggiata sotto questo aspetto. A proposito di emozione, vuol dire una cosa che ricordo, io non so se il dottor De Pisciano lo ricorda, quando c'è stata la prima retrocessione del Palermo in Serie B, in Serie C, che commentando la decisione del Palermo disse: anche per chi vi parla, perché in quel momento ha trasmesso una tristezza a tutti, perché lui, anche lui che faceva questa cosa, anche per chi vi parla, dice, questo è un momento, e dico, devo dire, sì, devo dire che mi colpirono le parole del radiocronista, perché mi fece sentire ancora più sconfortato dalla retrocessione. Allora, lasciamo la parola. Io però volevo chiudere e volevo fare, scusate se vi annoio, però era doveroso ringraziare l'arma dei carabinieri Allora, io dico ai ragazzi, ora al di là del calcio, di tutto quello che volete voi, qualcuno l'ha chiamato, li ha definiti angeli custodi. Io sono convinto e certo che dentro di noi, e se abbiamo un po', e lo abbiamo sicuramente, un po' di raziocinio, riteniamo che l'arma dei... Guardate, io volevo dire una cosa che è forse la cosa più importante. Noi la dovevamo fare ieri, noi, la manifestazione, perché questa famosa partita fu il 23 di maggio del 1974. Però voi pensate che un calcio di rigore, oppure il fallo di Arcoleo, o il fallo laterale di Savoldi, con tutto il rispetto per Savoldi, sia più importante di Falcone? Quindi noi abbiamo deciso volutamente di posticipare la data, perché Falcone sicuramente meritava questa forma di rispetto che noi abbiamo voluto criticare. Quindi grazie anche alle forze dell'ordine, che al maresciallo
credo, maresciallo Bruno, e quindi auguro a tutti una buona giornata e passo per ultimo la parola al sindaco. Non è per ultimo, ma io voglio ringraziare lei che ha citato che tanti anni fa frequentava Misilmeri, quindi le voglio regalare un libro per la storia del nostro paese. Lo regalo pure agli altri, ma lo devo ringraziare pure perché le ha citato il nostro compaesano Rocco Pennici. Io le devo dire che io alla guida di questa amministrazione, assieme a tutto l'intero paese, giorno 25 giugno, l'aula consigliare del nostro comune viene intitolata il nome di Rocco Pennici. Misilmeri ha partecipato anche in altre manifestazioni su Rocco Pennici, la fiaccolata nel paese, e i misilmeresi hanno collaborato. Adesso devo dire grazie ad Anna Priola e a Valentino Sucato per lo sport che unisce anche lo sport all'amministrazione e al paese per dare l'aiuto alla legalità. Vi ringrazio. Un'ultima cosa, Beppe Savoldi vuole dirci qualcosa, quindi con la bandiera, vedi quello che ci devi dire. No, ma è molto semplice. Io volevo dirvi che domenica tifo Palermo. Bravo.